Nel mondo romano, come sapete, non soltanto esisteva la schiavitù, ma la schiavitù era proprio un elemento fondamentale, un pilastro della vita sociale ed economica dei romani. Il servus o la serva, ovvero gli schiavi, erano proprietà esclusiva del dominus, che soprattutto in età arcaica aveva diritto esclusivo sui loro, li poteva vendere, poteva addirittura ucciderli senza incorrere in alcuna sanzione. Questo, come vedremo, cambierà poi nel corso del tempo. Inoltre, gli schiavi, in età arcaica soprattutto, non potevano possedere beni propri e non potevano avere nemmeno una famiglia propria, perché anche quando si fossero sposati col consenso del loro dominus, in realtà la loro unione era considerata un contubernium, quindi semplicemente una convivenza, e soprattutto i figli nati dalla loro unione sarebbero stati proprietà del padrone. Ma come si diventava schiavi? Beh, una modalità l'abbiamo appena vista, si poteva nascere schiavi da genitori schiavi. Un'altra modalità molto comune però era quella di essere prigionieri di guerra, quindi a Roma c'erano moltissimi schiavi che venivano importati dai vari paesi che venivano conquistati dai romani. E la cosa particolare è che molti di questi schiavi erano colti, anzi molto più colti a volte dei loro stessi padroni, e infatti venivano impiegati per attività anche di un certo prestigio, potevano essere insegnanti, precettori, medici, segretari personali, che poi in molti casi venivano liberati proprio per i loro meriti. Ci sono moltissimi esempi, ma un esempio che incontrerete appena incomincerete a studiare letteratura è quello di Livio Andronico, il primo nome che incontrerete perché è il primo autore a cui viene attribuito un testo letterario scritto in latino. Bene, Livio Andronico di fatto era uno schiavo originario di Taranto, giunto a Roma come prigioniero, che poi però fu liberato dalla gens Livia e per questo prese il nome appunto di Livio Andronico. Ma anche un romano, bisogna dirlo, questo poteva diventare schiavo e perdere la sua libertà, per esempio se contraeva un debito con un creditore e poi non era in grado di pagarlo. Questo in questo caso poteva diventare lui stesso, nonostante fosse cittadino romano, uno schiavo. Quando gli schiavi venivano liberati, si dice affrancati, avevano un margine di crescita economica e sociale molto molto ampio. Questo soprattutto in età imperiale, dove noi troviamo dei liberti addirittura come consiglieri personali fidatissimi degli stessi imperatori e quindi estremamente potenti, oltre che ricchi. Il servizium, però, la schiavitù subì una notevole evoluzione nel corso del tempo, mentre in età repubblicana, ancora lo dicevamo, lo schiavo era quasi paragonato a un oggetto, in età imperiale incominciò ad avere una maggiore tutela anche sul piano giuridico e incominciò a ottenere quelli che oggi noi chiameremmo dei diritti naturali, ovviamente a partire da quello alla vita, per cui Dominus, nel caso avesse ucciso uno schiavo, avrebbe dovuto quantomeno renderne conto, fornirne delle motivazioni. A questa evoluzione sicuramente contribuì anche l'affermazione del cristianesimo. In età imperiale non fu mai messa in discussione la schiavitù come istituzione, ma si levarono delle voci, anche molto innovative, molto interessanti, contro, diciamo così, la schiavitù in senso morale. La voce più importante è quella di un filosofo, un grandissimo filosofo vissuto sotto Nerone, che si chiama Seneca. Seneca, nella lettera 47, dice, apre proprio in apertura alla lettera, parlando a Lucilio, il suo appunto interlocutore a cui si rivolge in queste epistole, sostiene appunto che Lucilio fa molto bene a trattare i suoi schiavi in modo familiariter, quindi in modo gentile e affabile, perché di fatto gli schiavi sono persone molto vicine a noi. Immagina però Seneca che un interlocutore possa ribattere dicendo che in realtà sono soltanto schiavi e quindi un dominus non è tenuto a trattarli familiariter e ribadisce ripetutamente come motivazione appunto servi sunt, ma essi sono schiavi. La risposta di Seneca contiene, in un crescendo rimasto giustamente famoso, un concetto fondamentale. Seneca infatti risponde che invece gli schiavi vanno trattati familiariter, prima di tutto perché sono homines, quindi perché sono esseri umani, in secondo luogo perché spesso sono addirittura
contubernales, cioè vivono sotto lo stesso tetto dei padroni e quindi condividono con lui gran parte anche della quotidianità e per questo molto spesso diventano anche amici, per quanto humiles, quindi di condizione sociale inferiore. Ma la cosa più innovativa e la frase anche più a effetto è quando Seneca dice che i servi, rispetto ai loro padroni, sono addirittura conservi, quindi compagni di schiavitù. In che senso lo dice? Sicuramente non in senso sociale o giuridico, ma in senso, potremmo dire, morale esistenziale. Per Seneca esiste una sola vera forma di schiavitù, ineludibile e universale, che è la vita stessa. Quindi che uno sia libero o che uno sia schiavo, tutti condividiamo un'esistenza che è mortale e precaria. Tutti siamo costantemente esposti ai capricci della sorte, che peraltro potrebbe domani rovesciare le condizioni sociali e trasformare il dominus di oggi in uno schiavo e viceversa. Quindi Seneca, senza rivendicare alcuna istanza di carattere, dicevamo prima, politico, sociale, né tantomeno giuridico, afferma però un'idea davvero importantissima, che gli uomini sono tutti uguali e che a renderli schiavi piuttosto che liberi non siano motivazioni etniche e neanche tantomeno meriti personali, ma sia solo ed esclusivamente il caso, la sorte.